Sono Fai Forti, benvenuti al 22esimo episodio di Cazzeggio per 20 minuti su GTA 5. Allora, cominciamo dicendo una piccola cosa. In questo episodio io sinceramente non ho la più pallida idea di cosa voglio fare. Ho solamente una bottiglia rotta in mano, spaccata a metà in mano. Non so neanche il perché. Molto probabilmente lo scopriremo tra 3, 2, 1. Non hai pagato le bollette! Così violento. Ma ci siamo andati proprio di violento. Guarda, sta pisce sangue. C'erano le mestruazioni. Non si capiva se era un uomo o una donna. Porca miseria, già la polizia. Cominciamo benissimo. Allora, ragazzi, vi sto dicendo, non ho un preciso obiettivo questo episodio. Diciamo, è un po' di tempo che non registravo GTA. Comunque, GTA da solo ho visto che in molti lo apprezzate. E quindi ho detto, dai, lo faccio. Sinceramente abbiamo fatto così tante cose che abbiamo fatto quasi tutto praticamente in singolo, mo in online poi lasciamo sta. E ovviamente mi sono portato come al solito le mie 10 battutine di merda. Mamma mia, alcune oggi sono veramente a strapparsi le palle a mozzi per i maschi e per le femmine a darsi cazzotti sugli occhi, va. Famo così. Diciamo un po' di masochismo puro. Oh. Allora, per farvi un accenno. Allora, gran compositore il nostro prof. Perché? Perché scrive continuamente note sul registro. Però dai, alcune ci stanno. Altre, mamma mia, però capocciate ma forti. Ah, poi ho trovato un gioco veramente carino, divertente. E su cui volevo farci una serie, molto probabilmente vi carico un primo episodio, poi magari mi dite com'è. Se vi piace posso continuare. Comunque è inutile che ve ne parlo sul video di GTA, perché sul video di GTA si cazzeggia punto e basta. Quindi sul video di GTA adesso parliamo di GTA. Che ragionamenti. È mezzanotte, capitemi. Domani è sabato, ma io ho scuola anche il sabato, perché non mi basta andarci durante la settimana. Mi piace così tanto che ci vado anche il sabato, ci vado così volentieri, mamma mia. Comunque, io ho già 2 stelle. No! Non lo prendo! L'ho lisciato. Meno male. Ogni volta ammazzo l'animale, ma arrivano con me. Sei un bastardo, l'hai ammazzato! Raga, è in gioco. Cioè, fino a che è in gioco va bene, poi nella vita reale si sa che non si fa, punto. Wow! Mamma mia, guarda come piotta! Guarda come piotta! Non è che come ascelle che quando te piottano, come si dice a Roma, che te puzzano. Questa è proprio veloce. Oh cavolo! Ecco, adesso è un bel. Ma che è trovato un allevamento dei cervi? Un allevamento soprattutto dei cervi. No, adesso il problema, ragazzi, è che io non so sinceramente dove siamo. Mo guardo sulla mappa. I cervi invadono la spiaggia! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Si rubano il pranzo! Cervi, riportatevi il pranzo! Allora, aspettate un attimo, vediamo sulla mappa dove stiamo. Wow! E come ci sono arrivato io là? La miseria. Dai, cerchiamo di andare sull'autostrada. A fare un po' di incidenti perché noi siamo pericolosi. Cioè, seriamente io a 18 anni voglio te. Spero che all'esame di guida non mi venga la pazza idea di guidare come su GTA. Vabbè, chi è che si presenta all'esame di guida? Magari vestito da Trevor. Bella, buongiorno. Inizio a guidare un pazzo maniaco. Vabbè, bando alle ciance. C'è un mio amico che durante l'estate fa sempre un sacco. Oh no! Sto a leggere la barzelletta e non stavo a guardare. Scusate. L'avevo quasi evitato. Uno un po' legge anche le barzellette e ci stanno gli animali che fanno le imboscate. Mamma mia. Sti farabutti. Allora, c'è un mio amico che si fa. Che durante l'estate fa sempre un sacco di bagni. Li fa anche d'inverno. E non abita al mare. Cioè, è una cosa molto strana. Fa il piastrellista. Dai, dai, ragazzi. Non è vero, dobbiamo cagare.
Allora, io sinceramente sta zona, raga, non ci sono mai stato. Beh, che la mappa è gigante e non posso andare dappertutto, però non ci ho mai fatto caso. Ecco, qua sì, qua più o meno mi ci ritrovo, ma prima proprio zero. Oh mio Dio, un pazzo con lanciagranate sull'autostrada. Ah! C'è sta il treno! È il treno! Quello è il treno che mi porta a Roma! Ma io già sto a Roma. Che cazzo ho detto? A quest'ora già ho perso tutte le capacità mentali che avevo. Cioè, veramente sto dando i numeri. 1, 2, 3, ok, sto dando i numeri, sì, perfetto. Andiamo di male in peggio in questo episodio. Allora, cosa ci fanno dei... Ma che cazzo? Uno, cioè, non mi devo distrarre, o guido o leggo. Ok, leggo. Cosa gli fanno dei simpatici omini in blu in piscina? I puffi dal trampolino. Io rido per disperazione, ragazzi. Sinceramente, ormai mi sono abituato a ste battute. Guardate che spettacolo, la telecamera. Dall'elicottero che stanno a fare l'inquadratura. Siamo in TV, saluta mamma, saluta. Con una bella granata salutiamo a tutti. No! No, addosso al palo salutiamo. Oddio, oddio, speriamo che non la prendo, speriamo che non la prendo. Uff, liscio. Aspettate che io devo fare una cosa, eh. Fermiamo il treno. Se siamo capiti. Se mettiamo qua, davanti alla galleria. No! Fin dalla benzina, ecco. Risolto il problema. Aspettate. Mo io vado a piazza. Due bombe adesive frontale si dovrebbe fermare teoricamente se non sbaglio. Minchia, mi ha devastato una botta. Corri! Se no gli lancio qua. Senti, eh. Ma dove l'ho lanciata? Esplodono così granate. Ma chi è stato? Io non ho fatto niente. Scendiamo. No! Mi devo aggrappare! È andato il treno! Beh, sono deficiente. Si fa così. Boom! E vabbè, se no stavamo in mezzo alla galleria con una macchina che andava a 2 all'ora. Allora, i chiromanti, per chi non lo sapesse, sono coloro che leggono a mano. Prima di leggere una mano, consultano l'indice. Questo era terribile, oddio, consultano l'indice. Oddio, che schifo di battuta. No, mamma mia. Oddio, ho attivato un trucco. Oh mio Dio. Mi è venuta l'idea. Mi è venuta l'idea. Guarda quanto ci mette a cadere quella... Cacchio di bomba. Signor, signor! No! Avanzi! Boom! Oddio, che spettacolo! La macchina vola! Oddio, l'autobus! L'autobus! Vai, accelera! Accelera! Boom! Abbiamo quasi fatto volare un autobus. Veramente, siamo dei miti. Dei miti siamo diventati. No, vabbè, dai, fatti scherzi. Oddio. 3 stelle di polizia. 3 stelle di polizia. Non va bene. Io scavalco la ringhiera. Vai. Bam. Ok, sono fottuto. A meno che non rubo la macchina polizia. La macchina polizia. Andavano a quel paese. E tutti se ne andarono a quel paese. Fate largo. Volante 1, volante 2. Famo un po' di manovre. No, una cazzata ho fatto. Anzi, levo proprio un po'. Ho fatto proprio una cazzata. Allora, aspettate, io mi scordo pure che c'ho le battute sotto. Allora, aspettate, questa è un po' lunghetta. Eccola, sono morto. Allora, devo portare il mio pesce dallo psicanalista. È depresso perché è nato il 1º d'aprile, ma non ci crede nessuno. Pesce d'aprile.
No, vabbè. Vabbè. Dai. Non si poteva sentire. Oh, l'autobus! Fermati! Fermati! Fermati, pezzo di merda! Oh, stiamo avrendo... Ma che cazzo fa st'autobus? Ha buttato giù due semafori. Incivile! Incivile! Guarda come si deve ferm devo fermare l'auto. Fermati! Oh! Mi ha acciaccato! No, 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 se siamo capiti. No, l'ho lisciato! Vabbè, che punizione paga questo? Che sia ad esempio per tutti! Se non vi fermate mi ammazzo! E mannava pia pure quell'altro, se lo troviamo. Guarda che mi tocca far giustiziare dei autobus. Guardate la gente che mi taglia la strada, mo ammazza tutti. Mi sa che ho fatto esplodere una ma... Oh mio Dio, cosa ho fatto? Ho creato il panico. Sto facendo veramente il bordello. No, seriamente. Oddio, ho preso un'altra macchina così a buffo, manco ho fatto apposta. Levate dai. Oddio, c'è un altro. Pure quello col rosso, ma. Ma insomma. No! Volevo fare una cosa tipo troppo alla... Stile 007, però sono sperato pure io. Allora, cosa dice il mago di Oz quando la strega gli dà uno schiaffo? Ma come hai usato? Come hai usato? Dai, io ce la faccio sleggere queste battute, veramente. Non lo so, ho letto più battute io, ne avrò lette più di centinaia, ma pure 200 battute, tutti i video che ho fatto su... Tutti i video su GTA ci stanno le battute, quindi voi potete sbagliare. Ma va che... Quando vostra madre vi dice, vi prende a carci in culo, era quello che intendeva. Bam! Oh, ma questo è mortale, eh? Che cacchio. Mamma mia, mamma mia. Guardate. Oddio, oddio! Oddio, vieni qua, spacco bottiglia! Ho spaccato la bottiglia, vieni qua! Fa! Tu dove vai? Ma perché la gente scappa? Uno ce la bottiamo e deve ammazzare per forza. Tanto tutti lo sanno e sto dicendo una cazzata, è ovvio che ammazza per forza. Pam! Pia proprio la rincorsa di violenza. Non scappi? Allora mori. Non è morto. Oddio, c'ho paura. Ma se non morono al primo colpo, devo preoccupare. Questo mi dai... No! Porca miseria, devo scappare. Non ce l'ho fatta. Allora, la maestra disse Kung e Kung Fu. E Kung Fu. No, no, no. Tipo la professoressa. No. Era squallidissima. La maestra disse Kung e Kung Fu. Oddio. Non so se mi fa più ridere ammazzare la gente su GTA o se mi fa ridere. O leggere queste battute deprimenti. Allora, io fanno attentato. Battigliare amicizia lunga. T'ho messo una bomba su sua macchina. E tu? Mo' mi vuoi impedire di rubartela? Ma va a cagare, va. T'ho salvato la vita, ringraziami. Fammi levare la radio. Ce la posso fare. Ok. Allora, ragazzi, adesso l'obiettivo dell'attentato è fare qualcosa del genere. Opla! È partita una ruota! L'unico problema è che dovevamo rimanere vivi, perché... Così abbiamo fatto solo i kamikaze. Però vabbè. Come chiamano le mogli i pirati? Cioè, come chiamano i pirati le proprie mogli? Tesoro! Ci sono le gocciole! Ok, basta. Maestro sempre all'ospedale. Moro all'ospedale. Nelle mie tappe so...
Ammazza gente, polizia ospedale, ammazza gente, polizia ospedale, ammazza gente, polizia ospedale, ammazza gente, aeroporto ospedale, ammazza gente. C'è la polizia. Ma non ho neanche sparato 2 stelle! Ma cosa? Non ha senso! Perché questo mi picchia e non ha la polizia dietro alle calcagne? Ma vai a quel paese. No! Tutti a cercare Trevor, ma che è? Ma che è sta cosa? Air taxi! Chiamo ser. La polizia no! No! Dai che siamo immortali adesso! Vai, scappa, 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 Trevor, scappa! Vor, più vor, Trevor! Ok. Adesso posso. Oddio, ma perché oggi che è la giornata dei treni? Mi piacciono i treni! Mee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 e
Non si sa dove. Allora, sto perdendo un po' la cognizione del luogo. Perché sinceramente, ultimamente non sto giocando molto a GTA. E non mi ritrovo più. Ok, qua. Ah, ok. Mi sono ritrovato. Ma che cazzo sta. No, dai. Quel posto è quello lì, sì, ok. Cambiamo macchina. Aspettate che attiva modalità immortale in pratica. Dai, muovite, Trevor! Ti stanno a sparare in 400 e tu pensi. Ci metti 2 ore. Te giri intorno per vedere se c'è sta qualcuno. È ovvio che c'è sta qualcuno, no? Che dici? Mamma mia. Già mi hanno sfondata la macchina, manco sentire, già mi hanno sfondata. Inseguimento, volante 1, l'abbiamo preso, lo stiamo prendendo. Non è vero! Ci è sfuggito. Guardate. Qua c'è una macchina della polizia. Me lo dovete fare la chiusa. Guardate che sono intelligente. Levate, dai. Or cavolo il passo della. Siamo alla scorciatoia. Verso l'infinito e oltre. Ok, bella scorciatoia del merda. Sono un uomo libero! Sono un uomo libero! Il treno! Oddio, è passato al momento giusto! Oh mio Dio, che. Se si abbassano è meglio. Oh mio Dio, che culo. Cioè. Poi dice che non c'ho culo. Metto una granata là per sicure. C'è una granata, la bomba adesiva là. Intanto, il tonno di Omare è un emo. È così tanto emo che si taglia con Grissino. No! Che battuta. Aspettate che devo scendere da qua. Vai, ce la posso fare. Ok. No, sono morto! Ho premuto la freccetta! No, ho fatto esplodere la bomba, sono deficiente! Che rincoglionito che so! No! Mi ero scordato che avevo lasciato. Ma non so neanche perché l'ho premuta veramente la. La freccetta. Che rincoglionito che so! Vabbè. Fatto sta che siamo. Risuscitai per la 400ª volta oggi. Devo far cecchino, devo far cecchino. Cecchino. Challenge accept. Tanto è quasi finito il video, quindi se infamo bordello adesso non famo più. Bada boom. Attenzione, attenzione. Non ho preso nessuno. Boh! Porca put. Ma che cacchio ho fatto? Ho fatto esplodere metà città. Oh mio Dio! E vai, ho preso un altro autobus! Perché la gente scappa, mamma mia! La coerenza zero. Dai che più pure quello! Alziamo un po' di più la mira. Ah, ma è già esploso quello. Ah, ho fatto esplodere pure l'autobus che c'era prima! Oh mio Dio! Che cecchino! Vai, spariamo così all'impazzata. Ammazziamo tutti. Ammazziamo tutti, io so Trevor e faccio quello che mi pare. Ma non è vero, non fai un cazzo. Non fai un cazzo. Aspettate, che qua mi stanno ammazzando.
Mancava l'ho detto. Cioè, no, non posso finire il video così. Non ho buttato giù neanche ne un elicottero. Non va bene. Intanto vi leggo l'ultima battuta per oggi. Per questo video. Perché sono 10? Sì, sono 10 battute. Cosa dice un pulcino in un forno? Pio fuoco, pio fuoco! Ok, basta. Abbiamo finito le battute deprimenti anche per oggi. Il momento che tutti aspettavano. Via! Pensa se vai all'ospedale e ti trovi un pazzo con la minigun davanti. È Trevor! Vai! Bello è che la gente pensa di sopravvivere. Io sto a bucare tutte le ruote esistenti. No, quello un po' passa così. Dai, l'ho ammazzato. Mamma mia! Ho sprecato 1000 colpi in 36 secondi. Oddio i pompieri! Volano il pompiere! Oh mio Dio! Stava facendo la ruota in aria! Non l'ho flashato solo io. Sono sicuro di aver visto un pompiere che volava. Aspettate che devo colpire un fottuto elicottero entro la fine del video. Eccolo là! No scoop! È andato male il no scoop. Secondo. No, 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 no! No! Non devo morire! Dobbiamo buttare giù quel cacchio di aereo! Di elicottero che non è un aereo. No! Dio, ho sbagliato mira! Dov'è? Preso! Preso! Dai, uccidetemi! Uccidetemi adesso! Potete anche uccidermi! E mi hanno ammazzato. Allora ragazzi, per questo video è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, ogni tanto GTA fa bene, se volete condividete il video fate come pare, se volete iscrivetevi al canale, sempre le stesse cose, ci vediamo al prossimo video, ciao!